ragazzi, allora sono qua per aggiornarvi un po' perché sono sparita. Partiamo da martedì che siamo andati a fare un giro in barca, poi abbiamo fatto un giro da Primark, abbiamo fatto degli acquisti lì, poi niente, abbiamo un po' girato, cose solite, infatti vi ho messo anche qualche immagine di scooter, di qualche cosa che abbiamo visto, perché tante cose noi le abbiamo viste magari o dallo scooter o passeggiando che però non ho ripreso, oppure che ho scoperto poi dopo che sarebbero cose tipiche di Barcellona, come la statua. Mi sembra, sì, di Cristoforo Colombo sulla torre, quella la vediamo tipo sempre, e abbiamo scoperto che era una cosa, un'attrazione che la gente doveva vedere proprio, quindi ho provato a fargli una specie di video, ma sullo scooter non è così facile, soprattutto se stai andando. Però sì, effettivamente mi rendo conto che abbiamo visto anche tipo la casa Batlló da fuori, abbiamo visto diverse cose dall'esterno, anche solo passando con lo scooter. Infatti secondo me lo scooter è ottimo da avere perché in vacanza ti permette anche di fare come dei tour turistici, no? Come dire, il bus turistico, quello che fa il giro del posto, della città, perché appunto girando con lo scooter nel frattempo guardi le cose, quindi anche quello secondo me è molto comodo. Ieri invece siamo andati in spiaggia, ma poco, perché poi prima pioveva, ha piovuto un po' la mattina, ha piovuto un po' il pomeriggio, eccetera. Poi siamo tornati a casa apposta per aprire all'idraulico, che non si è presentato, o meglio, ha suonato, noi gli abbiamo aperto. Però non è salito nessuno, io sono scesa per andare a vedere, non c'era nessuno nelle vicinanze. Che a noi ci è venuto un dubbio, primo, o che non sia stato l'idraulico, ma era uno a caso che suonava, perché quindi tanto capita che la gente ti suona, perché magari non lo so, forse sbagliano campanello, cose così, oppure era l'idraulico, ma non so, è scappato via perché si è preso paura, non lo so, non ha visto nessuno lì, non ho idea. Comunque, non è venuto, noi eravamo tornati apposta per lui e poi ieri sera non siamo più usciti, siamo stati a casa a mangiarci il Mac da sporto con Glovo. Che appunto non, cioè c'era un diluvio universale, è durato fino a stamattina e infatti non siamo usciti niente perché prima abbiamo lo scooter, secondo era anche freddo, poi c'era proprio un bel diluvio, cioè non è che c'era pioggerellina, ok, ma quando piove così tanto è meglio evitare. Infatti ci ha dato un po' fastidio il fatto dell'idraulico perché volendo potevamo stare ancora in spiaggia, approfittare un po' del poco sole che ancora c'era. E ho scritto anche alla proprietaria che non si è presentato perché in poche parole domenica noi dobbiamo andare via, abbiamo l'aereo però alle 10 di sera e in teoria qua bisogna lasciare alle 10 di mattina. Ancora prima di prenotare, quindi vi parlo di aprile, avevamo già parlato io e la proprietaria, avevo già accennato che avevo, perché io ho prenotato prima gli aerei e poi il posto, e avevo già accennato alla tipa che avevo l'aereo tardi, che poi me l'hanno anche ulteriormente rimandato di un'ora, e lei mi aveva detto che non c'erano problemi, si trovava un modo. Poi per noi non è tanto il fatto della camera in sé, della casa in sé, ma il fatto della valigia, perché se noi andiamo in giro e tutto, è la valigia che è un po' ingombrante e dà fastidio. Quindi noi avevamo, cioè più che altro, più che della camera che ce ne frega relativamente, per noi l'importante è avere un posto dove lasciare la valigia per poi andare in aeroporto. E lei mi ha detto che si poteva fare tranquillamente, almeno quello che ho capito. Il problema è che domenica mattina alle 10 arrivava l'idraulico e quindi ci infastidiva, diciamo, domenica mattina alle 10 oppure poteva venire ieri tra le 5 e le 6 di pomeriggio. E allora io ho detto, visto che ultimamente stiamo facendo delle docce e anche solo in generale tirare lo scarico ci mettiamo una vita, non ci troviamo benissimo con questo metodo di lavaggio, cioè che ogni volta io aprire lo scarico per avere l'acqua calda, tutte queste robe, scusate, per avere l'acqua fredda, perché qua funziona al contrario, qui il problema è l'acqua fredda, non l'acqua calda. Avevo pensato, ho detto, ma sì, dai, facciamo che domani facciamo questo sforzo di essere qui alle 6, apriamo, fa il suo lavoro e siamo a posto. È andata come è andata, non si è presentato, comunque non lo so, il lavoro non è stato fatto, quindi noi abbiamo sprecato ieri un po' di tempo e comunque quando sei in vacanza scoccia perché hai praticamente le giornate contate, le ore contate. A parte che è arrivato pure in ritardo quello che ha suonato, è arrivato tipo alle 6, tre quarti. E quindi poi io mandavo i messaggi a lei, poi lei non mi rispondeva, mi ha risposto tipo alle 9 di sera dicendo che era stato tutto il pomeriggio in ospedale, che il tipo non gli aveva più detto niente, che io dico cavolo, ma se il tipo non ti dice più niente, dimmelo, che io mi faccio i cavoli miei. Quindi niente, ci sono rimasta un po' male, anche perché comunque stare in questa casa è diventato quasi invivibile, c'è il condizionatore che perde di continuo, ci fa un lago per terra, abbiamo dovuto mettere il secchio, quello del mocio, per raccogliere l'acqua, appunto il condizionatore va in continuazione ed è veramente stressante perché di notte è veramente freddo, io ho questa, il problema è che ho solo questa per dormire, se no mi metterei anche cose più pesanti perché veramente è freddo. Però vabbè, la prossima volta che prenoterò delle vacanze, raga, ci guarderò bene perché piuttosto veramente vado in hotel e spendo il triplo, però non lo so,
Cioè, sembra che tu, se vuoi farti delle vacanze decenti, devi spendere un sacco di soldi. A me di spendere un sacco di soldi per una casa che uso pochi giorni, che mi interessa poi dormire, mangiare, usare un bagno e basta, mi scoccia per spendere tanti soldi. Cioè, per dire, quando ho regalato a Loris un weekend in quell'hotel che vi ho fatto anche il video, lì ci tenevo proprio che l'hotel fosse figo, che infatti anche lì, cioè, guardavo il singolo caso di ogni singola cosa, no? Eppure lì ho detto voglio che sia l'hotel figo perché voglio che abbiamo comfort, eccetera, no? E quindi lì pretendevo. Qua ho detto vabbè, non è importante, però neanche non avere un minimo di comfort, ok? Perché banalmente anche solo non c'è un posto dove appoggiare le cose, tipo anche in bagno, cioè quando mi devo mettere le creme e fare la mia skincare, devo sempre fare il passaggio creme, lo metto sul water, chiudo il water, cioè vi giuro, è un po' invivibile così. Comunque, per non fare un monologo enorme, oggi, ironia della sorte, è freddo, è veramente freddo, che se io esco così con i pantaloncini corti ho freddo. Abbiamo lo scooter ovviamente senza parabrezza, quindi abbiamo valutato che forse ci conviene andare a comprare qualcosa di lungo perché è veramente freddo, cioè sembra quasi, non lo so, tipo novembre. Cioè, vi giuro, sono tipo 22 gradi, ma è veramente freddo. Che ha piovuto tantissimo stanotte, quindi secondo me, cioè, le temperature veramente sono abbassate tantissimo. Che da un lato sono contenta perché io amo il freschino, però non ho niente di, insomma, da usare per se è fresco, ecco. Infatti questo mi sarà di insegnamento che nonostante vai a Barcellona e in Spagna ad agosto, portati sempre qualcosa di lungo e un ombrello. Perché io all'ombrello ci avevo pensato, ma avevo detto ma vabbè dai, figurati se piove. Le cose lunghe avevo portato solo questa perché avevo pensato alla sera che magari può essere un po' più freschino. Ma a quanto pare no, era meglio proprio se mi portavo anche una felpa e dei pantaloni lunghi perché effettivamente è freddo. Oggi non ho idea di cosa faremo, probabilmente andremo a fare un giro nei centri commerciali perché anche oggi pomeriggio ricomincerà a piovere e qua purtroppo da fare al chiuso c'è poca roba, cioè o vai in qualche museo che però non è, diciamo che c'è qualche museo anche che ci potrebbe ispirare, però fino a un certo punto. Io sinceramente preferisco altro, cioè tipo i musei che vai a vedere i dipinti, quelle cose lì, ma sì, carini, però sono gratis a un conto, se devo pagare 20-30 euro per me, non dico che sono soldi sprecati perché è sempre arte, è sempre storia, tutto quello che volete, ma non è la mia passione, quindi piuttosto già preferisco andare a vedere un museo interattivo, magari dove ci sono cose scientifiche, cose un po' più particolari, quello mi piacerebbe anche. Però musei dove ci sono i dipinti di Picasso, di quello, di quell'altro, che sicuramente sono bellissimi, ma non è la mia passione, non è una cosa che mi fa impazzire, preferisco evitare, ecco. Quindi oggi o andremo, non so, in giro per centri commerciali, o andremo a vedere qualche museo se magari non costano troppissimo, interessante, tipo c'è uno della scienza che si chiama Cosmo Caixa, una roba del genere, quello effettivamente ci ispira, quindi massimo vediamo se si può andare lì. E poi vediamo, speriamo che questo tempo si riprenda prima possibile perché vorremmo andare in spiaggia e rilassarci un po' come è giusto che sia in vacanza. Buongiorno ragazzi, come state? Allora, io credo che ieri non ho ripreso nulla perché nell'effettivo non abbiamo fatto niente di che. Perché ieri, anzi ieri, la sera prima è venuto un diluvio universale che credo di avervi già detto e è durato tutta la notte e quindi ieri c'era una temperatura raga di tipo 22 gradi, ma era un freddo, ma di un freddo che noi avevamo, cioè noi abbiamo lo scooter e con lo scooter è invivibile girare col freddo e con la pioggia perché anche ieri ha piovuto. Infatti qui il tempo a Barcellona io non lo capisco perché se vado su Trebbi Meteo, che è il meteo che a casa mia di solito uso ed è perfetto, mi prende sempre tutto, qui non mi prende niente. A parte che, cioè, basta che metto il posto in cui sono, nella posizione o metto Barcellona, mi dà due cose diverse che effettivamente sono tipo qui è 3 km da Barcellona al centro, quindi non capisco come possa cambiare così tanto. Però sta di fatto che ieri non abbiamo fatto mare, non abbiamo fatto nulla di tutto quello che in teoria avevamo previsto, ma siamo stati praticamente tutto il giorno in un centro commerciale Diagonal Mar che siamo andati insieme qualche giorno fa. Non abbiamo comprato nulla, abbiamo solo dato un'occhiata, abbiamo passato lì il tempo perché non c'era, cioè non sapevamo cosa fare perché era freddo, pioveva, eravamo in scooter. Fortuna che abbiamo detto andiamo alla spiaggia della Barceloneta, nonostante sia quella che ci piace un po' di meno, perché almeno lì siamo comunque vicino al centro, nel caso in cui venga a piovere, noi andiamo subito a riparo in un centro commerciale da qualche parte. Perché invece l'altra parte, la spiaggia di Castelldefels, della Baixador, insomma quella dove andiamo di solito, che invece dall'altra parte,
che è un po' meno turistica, cioè anzi penso non sia proprio turistica, tipo quella parte lì è un po', cioè proprio ci sono solo delle casette, non è una zona tipo come dire un centro che è pieno di negozi, pieno di cose. Quindi abbiamo detto, primo andare lì dobbiamo fare l'autostrada, quindi andiamo anche forte, quindi se c'è la pioggia no. Secondo, non sappiamo se nel caso venga a piovere dove ripararci, perché comunque se piove tanto, cosa che ieri pomeriggio effettivamente è successa, con lo scooter non si può girare, primo perché rischia anche proprio di scivolare nelle strade, poi qui in Spagna le strade non sono fatte benissimo da quel punto di vista della pioggia, perché già ad Alicante abbiamo avuto una brutta esperienza che c'è stato tipo la strada che sembrava un lago, non sembrava una strada. Secondo, hai un freddo assurdo, eravamo vestiti in modalità estiva, normali, io avevo dei pantaloncini, una maglietta, lui uguale, e infatti siamo andati alla Decathlon a comprare delle cosine un po' lunghe, proprio perché se no non ce la potevano fare. E quindi abbiamo detto andiamo verso il centro, anche se quella spiaggia ci piace un po' di meno, perché appunto nel caso ci ripariamo lì. Neanche il tempo di arrivare, che non siamo proprio andati in spiaggia, aveva già iniziato a piovere, siamo andati subito in un centro commerciale, siamo stati lì 3-4 ore a girare, a far cose. Il problema è che già di per sé i centri commerciali qua sono sempre pieni così, perché alla gente piace proprio spendere, e credo che anche qui siano dei centri commerciali dove vanno molti turisti, perché ovunque ti giri senti mille modi di parlare, chi francese, chi inglese, chi cinese, così. Quindi abbiamo fatto un giro, ma io sono uscita che ero stanca morta, poi sarà che anche la notte non avevo dormito come vi avevo detto, che avevo dormito poco, ma ero stanca morta, perché a me i centri commerciali, raga, pieni di gente così, primo mi urtano, cioè proprio mi sento soffocare, cioè quando c'è tanta gente, io credo di avere una fobia, che non so se esiste, fatemi sapere, che se c'è troppa gente io mi sento soffocare, cioè non è la claustrofobia, perché quella è proprio i posti chiusi, ma i posti non mi fa, cioè non è un problema, posso anche stare in un posto molto stretto che non è un problema, ma quello che mette pressa è la gente vicina, cioè che mi sento proprio soffocare, gente che ti sbatte, poi qui veramente sono tutti un po' a modo di loro, cioè proprio ti vengono addosso senza problemi. E non è roba mia, quindi io sono uscita da lì che, raga, vi giuro, ero stanchissima, cioè ero proprio provata, che poi vabbè, abbiamo anche molto camminato perché mi è sempre girato, però veramente ero cotta. Poi siamo arrivati a casa, ci siamo un attimo riposati, fatto robe, poi siamo andati a mangiare la sera da Domino's Pizza, che vabbè non vi ho ripreso, ma era buona comunque, non era male come pizza, e mi sono scordata proprio di riprendere perché ieri l'ho proprio persa. Siamo entrati in questo Domino's Pizza, che non siamo andati da nessuna parte, non so se anche in Italia c'è, a Bologna c'è, credo di sì, però non sono mai andata, e abbiamo detto andiamo in un posto che è tipo appunto un fast food di pizza, perché visto che qui la pizza prima te la fa strapagare, seconda non sembra così buona, e io avevo troppa voglia di pizza ieri, vi giuro, mi mancava proprio nel mio sangue italiano, mi mancava proprio la pizza che entrava nelle mie vene. E qui al supermercato fanno schifo quelle preconfezionate, e da noi non va neanche il forno, perché in teoria il forno ce l'abbiamo, forno classico, ma non va, quindi le volte che l'abbiamo comprate l'abbiamo dovuto fare tipo un po' al forno microonde, un po' in padella, non vi dico lo schifo. Io avevo troppo voglia di pizza che abbiamo detto ok, andiamo da Domino's Pizza, che non dovrebbe costare tantissimo, ironia della sorte invece abbiamo speso comunque secondo me anche tanto, così nel caso comunque non andiamo a spendere un rene per mangiarci una pizza che magari poi fa anche schifo. Perché qui veramente fanno tutto strapagare, soprattutto la roba italiana. Cioè abbiamo notato che tipo la pizza, cioè il prezzo medio minore è di 10 euro per una margherita. Che io dico, sapessi farla ancora ancora, ma già in Italia io per darti 10 euro per una margherita, ciao proprio, vado da un'altra parte. Secondo, la fanno veramente orrida, cioè anche lì a Diagonal Mare, al centro commerciale, siamo passati, c'erano dei posti che c'era uno che proprio c'era scritto tipo italiano, che faceva pasta, pizza, queste robe qua, facevano uno più schifo dell'altro, vi giuro, cioè io sono passata e ho detto oddio, questa è la morte, poi vai a vedere dentro chi c'è, c'erano tipo degli asiatici, cioè non c'era gente italiana che ci lavorava dentro, quindi vabbè, c'è da dire che tutti ci vogliono copiare il cibo italiano, ma solo noi siamo bravi, su questo bisogna dirlo. Sta di fatto che entriamo in sto Domino's Pizza, raga, e non si capiva niente di come funzionava. Allora, primo avevano messo le cose da leggere, tipo le pizze che avevano, insomma, come dire, il menù, no? Non c'era il menù classico cartaceo, perché è tipo un fast food, come dire, entri al Mac, entri in quei posti, non è che ti danno un menù, è scritto tipo sulle pareti, queste cose qua. Cioè, il menù, diciamo, tutto quello che era spiegato era tipo all'interno di dove c'è la cassa, quindi
Questo cosa vuol dire? Che tu potevi leggere queste cose solo se ti affacciavi attaccato alla cassa, quindi a parlare con il tipo lì che ti fa le pizze, e quindi nel frattempo dietro avevi tutta la gente che aspettava, perché comunque noi siamo arrivati a un orario che di gente un po' ce n'era. Quindi io già mi sento a disagio, perché forse è un problema mio, ma io se so che c'è della gente dietro che mi aspetta, che io devo stare lì a leggere tutte le pizze, poi erano tutte in spagnolo o catalano addirittura, non lo so, perché forse era addirittura catalano. E io leggevo, dovevo starli un po' a capire come funzionava, perché c'erano diversi tipi di menù, c'erano diverse pizze, in più qui hanno delle pizze strane, cioè non hanno le nostre classiche pizze. Infatti, ieri ho avuto una pizza che io non me la sarei mai mangiata, però vabbè. Quindi già partiamo male, cioè io entro, anche i tizi in sé non parlavano inglese, cioè non parlavano assolutamente nessuna altra lingua se non era la loro, che comunque oltre a noi abbiamo visto altri turisti entrare, quindi io dico, sei a Barcellona, scusa un minimo, cerca di entrare, no? Cioè, almeno uno che sappia l'inglese in mezzo a tutti voi, che così si possa capire. E vi giuro, raga, siamo stati un'ora, non sto scherzando, vabbè, forse un'ora no, 45 minuti, a leggere i menu, quelli cartacei che invece ci hanno dato, per capire come funzionasse lì, diciamo, il menu da fare. Che alla fine mi è scoperto che non era un menu. Cioè, alla fine, in poche parole, c'era diversi tipi di pizze, diversi tipi di opzioni, diciamo. Ogni opzione aveva magari ognuna qualcosa in più che ovviamente andavi a pagare in più, ma di base, a parte l'ultima opzione che pagavi tipo 15 euro, quindi ci sta, avevi solo la pizza e scegliere il gusto, quindi a seconda del gusto costava di più o di meno. Quindi, in poche parole, per farla breve, è come se voi andaste in una pizzeria normale, ci sono tutte le pizze scritte e tipo ci sono, non so, 5 pizze che costano tutte uguali e altre 5 pizze che costano tutte uguali, un po' di più delle prime 5. E ci abbiamo messo un'ora, raga, a capire che funzionava così, perché c'era scritto menu più questo, quando nell'effettivo non ci avevi più niente, perché l'acqua l'abbiamo presa ed era a parte. Quindi, menu de cosa? Vabbè, non lo so. Comunque, se di fatto siete stati lì un bel po', io vi giuro avrei mollato lì la cosa, ma avevo fame, era tardi perché abbiamo mangiato alle 11:20 tra una cosa e l'altra. E allora ho detto basta, stiamo qua, non importa, amen. Però per fortuna almeno la pizza era buona. L'unica cosa è che sopra mi ha messo pomodori, prosciutto, che più che prosciutto sembrava tipo speck perché era duro, o forse con la cottura si è un po' indurito, olive e carne, oddio non lo so, comunque una pizza che io per non mangerei mai, insomma, perché io sono una molto semplice, da margherita, massimo pizza con le patatine o comunque un ingrediente, cioè non mille messi insieme. Però c'è da dire che almeno è stata buona, solo che abbiamo pagato 8,50 euro a pizza, e per me 8,50 euro a pizza è un po' tantino per un fast food, per non essere in Italia. Cioè in Italia 8,50 euro io te li pago se una pizza è buona, se comunque si faccio vari ingredienti, però è buona, insomma, un fast food 8,50 euro per una pizza per me è esagerato, poi ditemi voi. C'è da dire che qui a Barcellona bisogna mettersi una mano sulla coscienza e dire guarda, ok, perfetto, preparati che qui se vuoi mangiare fuori, vuoi fare delle robe, devi spendere. Noi non siamo persone che amano troppo mangiare fuori, cioè se ci piace, anzi è una cosa che adoriamo, ma è una cosa che ci concediamo ogni tanto, cioè non è una cosa che facciamo di routine tutte le sere o tutti i giorni, perché semplicemente primo di spendere un sacco di soldi solo per mangiare non ha senso, anche perché, vi dico la verità, a me il cibo qua piace, ma fino a un certo punto, cioè mille volte meglio come si mangia da noi. Secondo, per me, è uno spreco di soldi andare tutte le sere da qualche parte, che può essere bere, che può essere mangiare, che può essere, non so, far colazione tutte le mattine al bar. Per me è uno spreco di soldi, cioè io piuttosto preferisco concedermelo poco, qualche volta, godermelo tanto quelle volte che lo faccio, e i soldi che lo spendo lì li risparmio per altre cose che magari mi possono servire di più. Io la penso così, Lorenzo la pensa così, ognuno la pensa come vuole. Se c'è chi va in vacanza e tutte le sere va fuori a mangiare, va a fare cose, ci sta, liberamente può farlo, ma per come vediamo noi la vacanza, no, cioè per me la vacanza è proprio girare un posto, scoprire cose nuove, adattarsi, avere una routine magari anche diversa. Ma non mi interessa avere 2 settimane che mi sento una regina perché spendo e spando ovunque, poi magari torno, diciamo, a dove abito, torno alla mia routine normale e magari devo stare col braccino corto perché non posso permettermi niente, perché solo per la vacanza, no, per me. Cioè io in vacanza mi comporto come a casa, cioè per me le cose belle non sono andare a spendere tutti i giorni in ristoranti, in shopping, in bar, in caffè, fuori, queste cose qui, per
Per me è vivermi il momento, stare con la persona giusta o le persone giuste, anche solo guardare il mare, cioè, per me queste sono le cose che veramente ti fanno star bene, quindi questo è il punto. Comunque, oggi sembra che il tempo è un po' migliorato, è ancora un po' freschino, non è ancora caldo come gli altri giorni, ma credo che ormai caldo come gli altri giorni non torni più perché si sono abbassate un sacco le temperature, quasi di 10 gradi. Però, allora, primo io sono contentissima perché io non vedo l'ora che si estate finisca. A me sto caldo, mi ha soffocato. L'unica cosa è che non abbiamo cose molto, diciamo, lunghe da metterci. Poi comunque ci volevamo godere gli ultimi giorni al mare, però vabbè, adesso vediamo. Vi aggiornerò se succederà qualcosa di particolare, ma credo che le uniche cose che faremo sarà andare al mare, rilassarci. Non credo che faremo più andare a vedere cose particolari perché, boh, nell'effettivo le cose che a me interessavano veramente le ho già viste e, boh, poi sarà che andare tutti i giorni con gli scooter a Barcellona, ormai ci siamo viste talmente tante cose che non ne sento neanche la necessità di andare a cercare altri posticini. Comunque, nel caso ci aggiorniamo come sempre. Per ora vi saluto perché sicuramente vi avrò un po' rintronato perché ho parlato fin troppo. Allora, siamo in spiaggia, adesso faccio un video perché qualcuno ha tolto dalla borsa le cuffie e l'acqua, o forse l'acqua non l'ha neanche messa, vero? Sì, normale. E poi mi ha tolto anche tutte le creme perché di solito quando faccio il bagno dopo mi ridò le creme. Il problema è che non ci sono, quindi non so se oggi farò il bagno. Comunque oggi è tornato il sole, è tornato, diciamo che non è caldissimissimo, però si fa sentire. Comunque niente, adesso un po' di relax che ci vuole.